Banca Scuola. Dopo il successo riscosso l'anno scorso, l'iniziativa del Consumer Lab per gli studenti delle scuole superiori riprende il suo viaggio lungo l'Italia. Prima tappa del 2012, l'Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato, in provincia di Pisa. Un incontro che ha coinvolto circa 60 studenti ormai prossimi all'esame di Stato e che si è svolto secondo lo schema ormai collaudato messo a punto dal Consumer Lab. Spazio quindi alle domande dei ragazzi sul mondo del credito e della finanza e agli approfondimenti sui prodotti offerti dalle banche anche con il supporto di strumenti multimediali. Tutti siamo coinvolti con la banca e tutti abbiamo degli interessi troppo stretti e non possiamo più fare a meno del mondo del credito. Quindi tutte le iniziative che possono essere un valore aggiunto per i nostri studenti sono ben accolti. Per loro diventa un mondo nuovo e potrebbe essere anche un'opportunità di lavoro. Certe cose delle problematiche collegate alle banche le vedono anche in famiglia, le sentono in famiglia, quindi spesso parlando in classe riportano purtroppo le esigenze che le famiglie sempre più sentono quando tendono ad approcciarsi un attimo al mondo bancario. In passato ho usato la carta prepagata e hanno saputo spiegarlo molto meglio anche di chi me l'ha spiegato e ho capito molto meglio anche l'uso e come usarla. È stato molto interessante, ha spiegato delle cose diciamo, che noi tocchiamo sui libri, ma a questa maniera diciamo, ci è stato portato in maniera molto più pratica. Mi è sembrata una bella opportunità anche per capire in un futuro come investire i miei soldi e come insomma, gestirmeli. È bene che siano istruiti, ecco, in modo che siano consapevoli di quello che stanno facendo, perché insomma, maneggiare il denaro, l'economia familiare, anche l'economia di un'azienda, ovviamente è importante per la riuscita nella vita. Dare al giovane fin dall'età scolare un senso di autogoverno della finanza individuale, quindi lo strumento di carte di credito, di carte di debito e quindi l'attenzione a gestire il proprio budget personale che può trovare poi riscontro in un rapporto con la banca e quindi via via in una evoluzione continua del rapporto fino a entrare nella dinamica un pochino più evoluta. Il messaggio principale che vogliamo lanciargli è quello di conoscere la banca prima di giudicarla, perché spesso e volentieri ci sono tanti preconcetti sull'attività bancaria e sul lavoro che viene fatto in banca, però non è così, ecco, in banca è un'istituzione fatta di tante persone. Vorrei che i ragazzi potessero capire anche questo lato della banca e non soltanto il lato negativo. Dopo San Miniato, il percorso 2012 di Banca Scuola continua in altre 9 città, da Mantova a Benevento, passando per Reggio Emilia, Torino, Pescara, Ascoli Piceno e Brindisi. 2 incontri in programma anche nel Nord-Est, grazie alla rafforzata collaborazione con Banca Antonveneta. Per il 2012 le tappe prescelte sono Udine e Pordenone.